Ecco, buongiorno, ciao Roby, come stai? Ciao, ciao Stefano, benissimo, per fortuna. Non è più una frase di circostanza, come stai? Bene, meno male, meno male. Come va? È un periodo durissimo, immagino, per te. Periodo duro, periodo intenso, però appunto non molliamo perché per fortuna stiamo cominciando a vedere segni positivi e quindi sarebbe un peccato adesso che abbiamo recuperato uno svantaggio mollare. Bisogna avere pazienza e ripartire con calma e in tutta sicurezza. Assolutamente. Guarda, ho già una serie di domande che mi hanno fatto e altre stanno arrivando. Comincio subito perché so che tu fra poco o meno di un'ora dovrai tornare in ospedale e quindi devo star tenerti stretto questi minuti. Sì. Sono a casa in questo No, momento. no, lo Sì. sappiamo. Quanto è stato sottostimato questo virus inizialmente? I numeri, quanto sono sottostimati? Allora, è molto difficile capire quanti sono effettivamente i casi di infezione qui in Italia. E degli istituti indipendenti molto autorevoli hanno quantificato un numero di casi che è intorno al 10% della popolazione italiana, questo al 28 di marzo. Quindi i numeri che vediamo tutti i giorni alle 18 non sono particolarmente affidabili. Io posso personalmente dire che da medico seguo e ho seguito almeno 35 persone che hanno avuto sicuramente il coronavirus, si sono curate a casa e non sono state diagnosticate, quindi non rientrano in questi numeri. Per cui i numeri sono molto, molto più alti. Questo, diciamolo, non è soltanto un elemento negativo, è anche un elemento positivo perché potrebbe farci rivalutare la letalità di questa infezione Certo. probabilmente è più bassa, anche se comunque non è. Bene. Roby, ti abbiamo perso. Ci sei? Ci senti? Ok, Ci sono. abbiamo avuto un piccolo problema di linea. Chiedono se la frutta e la verdura ovviamente va lavata, come tu hai già detto, in varie situazioni. Basta l'acqua. L'acqua elimina il virus o serve qualche altro additivo? L'acqua, cioè la frutta, allora, se uno in generale, parlo in generale, non parlo per il coronavirus, se uno vuole mangiare una mela mordendola con la buccia, deve sempre lavarla non solo con l'acqua, ma anche con un disinfettante, perché non il coronavirus, ma tantissimi altri germi possono essere presenti sulla superficie di una mela che è stata in un ripiano di un supermercato. Ovviamente, se la frutta si sbuccia, non c'è nessun bisogno di lavarla perché non, la buccia si butta via. Ecco, se mangio una banana, butto via la buccia e quindi non ci può essere dentro il virus. Non attacca le piante o la frutta. Secondo te, come mai Crema e Cremona sono le uniche due città che continuano a crescere? Cioè, ho visto anche oggi sui giornali che davano le uniche due città ancora in crescita. Però io sarei cauto nel valutare queste crescite, perché molto spesso la crescita dipende dall'esecuzione di un maggior numero di tamponi. Tipicamente, se uno guarda, c'è un calo il lunedì che dipende dal fatto che la domenica si fanno meno tamponi perché alcuni sono in meno. Quello che bisogna guardare veramente, che è rilevante, sono secondo me due dati. Il primo è quello degli ingressi in pronto soccorso e sono calati drammaticamente ovunque. Il secondo è quello degli ingressi in terapia intensiva e anche questi sono calati. Addirittura da qualche giorno abbiamo fortunatamente un bilancio negativo, cioè escono più persone dalla terapia intensiva di quante non ne entrino. Ci sarebbe un altro dato da tenere presente ed è quello del numero dei morti. È un indicatore tardivo, perché le persone muoiono spesso molti giorni dopo aver contratto il contagio. Però anche quello è un numero che non è molto affidabile. Temo che almeno in alcune parti d'Italia, e in particolare la Lombardia, sia molto sottostimato, perché se noi andiamo a vedere quante persone morivano in media nei mesi di marzo degli anni precedenti e quante ne sono morte nel mese di marzo di quest'anno in Lombardia, troviamo per molti comuni, è ben superiore al numero di morti, e questi sono elementi che dobbiamo tenere in mente
quando poi faremo i conti alla fine, perché alla fine riusciremo comunque a capire le dimensioni di questa epidemia, che sicuramente sono state molto più ampie di quelle che i numeri non ci hanno raccontato. Però l'importante è che adesso ne stiamo in qualche modo uscendo e quindi qualunque siano stati i numeri del passato, direi che sono in questo momento in miglioramento. Si può dire che in Germania siano stati più bravi, più prevenuti di noi? Chiedono. È difficile perché in Germania hanno fatto molti più tamponi e poi non si è ben capito, perlomeno io non l'ho capito, come hanno contato i morti, perché questa malattia uccide molto spesso persone anziane che naturalmente hanno altre malattie. E allora se noi abbiamo una persona che sta per morire e poi contrae il coronavirus e muore, a mio parere è corretto non calcolarla tra i morti del coronavirus. Però se ne abbiamo una persona di 85 anni che conduce una vita attiva, chiaro, con qualche acciacco, perché tutti speriamo di arrivare a 85 anni con qualche acciacco, e questa persona prende il coronavirus e muore, bisognerebbe secondo me contarla come persona che è morta a causa del coronavirus. Noi non sappiamo bene quello che stanno facendo in Germania. Quello che è certo però è che si sono mossi velocemente e hanno fatto molti più test di quanti non ne abbiamo fatti noi, perché diciamo che sicuramente la Lombardia è stata presa veramente in contropiede da questa epidemia. Allora, questa ti piacerà. Chiedono se i Novax sono spariti e se questa è la dimostrazione che senza un vaccino è un bel problema. No, questo secondo me, questa bruttissima storia, ci fa capire perché i Novax riuscivano a far presa. Perché per molti anni, fortunatamente, dalla poliomielite in poi, noi non siamo più stati in presenza di una malattia grave, infettiva, per la quale non c'è il vaccino. Quando nel 1950 la poliomielite paralizzava o uccideva 8.000 bambini e anche persone adulte all'anno, non c'era bisogno di insistere per chiedere il vaccino. Perché? Perché la famiglia vedeva che l'amichetto del figlio con il quale giocavano insieme a calcio finiva di colpo o al cimitero o nella sedia a rotelle. Quindi c'era il terrore della poliomielite. Chi vuole una bella lettura per questi giorni è il libro Nemesi di Philip Roth. È la storia di un'epidemia di poliomielite, una storia terribile peraltro. Ecco, quell'epidemia è sparita, è arrivato il vaccino, c'è stato il comunicato stampa che il vaccino aveva funzionato, tutte le campane delle chiese degli Stati Uniti hanno suonato contemporaneamente, perché l'uomo si era liberato di un flagello terribile. Ecco, ora capiamo cosa vuol dire avere una malattia grave che uccide gli amici, uccide persone che conosciamo e non avere un vaccino. E questo ci fa capire che molte di quelle sciocchezze avevano spazio per mancanza di memoria. E quindi adesso però speriamo che, io vorrei tornare a quei tempi, io spero che ci sia presto il vaccino, così magari qualche antivaccinista fanatico si oppone anche a questo, però vorrei molto averlo, speriamo di averlo presto. Secondo te è il pianeta che ci sta parlando in questo momento? È un modo per parlarci. Ma secondo me sì. Però ci dice questo, secondo me. Ci dice che noi siamo parte della natura. Perché noi facciamo, come nel tuo caso, fotografie magnifiche. Grazie. O altri non sa suonare, cioè le sonate di Beethoven al pianoforte. Ecco, questo talvolta, secondo me, ci dà l'illusione di essere qualcosa di che sta fuori della natura. Invece no, noi dentro la natura ci siamo appieno, e questo virus ce lo ricorda, perché siamo degli esseri viventi come i cani, i cavalli e qualunque altro, i batteri, anche i batteri hanno i loro virus, e per questo noi dobbiamo, secondo me, ricordarci che appunto siamo vulnerabili e dobbiamo far sì di identificare le nostre vulnerabilità e bloccarle e difenderle, e anche di ricordarci comunque questa nostra debolezza. Stanno uscendo lavori che fanno indicare la possibilità che l'inquinamento renda molto più grave questa malattia. Ecco, magari sarebbe opportuno ricordarcelo in futuro per tentare di diminuirlo con maggiore energia. Secondo te, mi chiede un medico, il fatto che incida anche sugli odori e i sapori può avere delle ripercussioni neurologiche? Questo non lo sappiamo. Ancora bisogna tenere conto che noi di questo virus
non conosciamo molto, è apparso sulla faccia della Terra 3 mesi fa ed è apparso in Italia sostanzialmente poco più di un mese fa. Quello che in Cina, con la Cina è difficile capire, sapere. Qui diciamo che il mondo della ricerca libera, dove tutti possono fare e dire quello che vogliono, conosce questo virus da veramente poche settimane. Una caratteristica di questa infezione è perdere, la malattia è proprio caratterizzata molto spesso da una perdita completa dell'odorato e del gusto. E quindi questa è una caratteristica che è molto utile per fare diagnosi, anche una diagnosi precoce. Non sappiamo se questo è dovuto a una lesione dell'epitelio, quindi della mucosa del naso, che poi viene in generale recuperata come sembra, oppure se è qualcosa a livello neurologico. Io propenderei più per la prima delle due ipotesi, perché ci sono anche altre infezioni respiratorie nelle quali non così tanto, non così evidentemente, ma ci sono delle alterazioni del gusto e dell'olfatto. Quindi penserei più al fatto che è una cosa temporanea che poi si recupera. Scrive un ragazzo che sta leggermente recuperando dopo 10 giorni di acufene il gusto e l'olfatto. Per fortuna, siamo felici, ecco, questo conforta la mia previsione che speriamo che le persone che hanno avuto questo disturbo lo possano recuperare. Con le lesioni nervose dovute ai virus ci vuole tanta pazienza perché talvolta impiegano molto tempo a guarire perché il virus è guarito, però il nervo rimane lesionato per un periodo molto più lungo, quindi a chi ha perso gusto e olfatto deve avere pazienza e aspettare poi piano Una piano ribusterà tutto. domanda che ricorre spesso è se l'arrivo delle zanzare sarà un grosso problema. No, no, questo possiamo escluderlo. Un virus per essere trasmesso da una zanzara o un altro agente patogeno deve replicarsi all'interno della zanzara. Non basta semplicemente che la zanzara prenda il sangue e basta. Quindi ci sono virus che sono trasmessi dalle zanzare, sono per esempio il virus della febbre gialla, sono il virus del Nilo occidentale, sono il virus Zika. Però questo virus sembra proprio che abbia una trasmissione respiratoria. Ricordiamo però che le zanzare, appunto, non sono solo una seccatura, sono anche in generale una minaccia per la salute. Quindi anche quello aumentano perché aumenta la temperatura, magari cambiano le condizioni climatiche. Quindi ecco, per evitare la prossima catastrofe, combattere con energie le zanzare, quando tutto questo sarà finito, è un'ottima idea. Si può riprendere il virus? Chi ha già avuto il Covid lo può riprendere o no? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. L'unico modo che abbiamo per sapere queste cose è osservare cosa succede a chi è guarito. Ma le persone guarite sono guarite da pochissimo, perché i primi casi sono di nuovo della fine di febbraio. Se consideriamo che la malattia dura e poi ci vogliono 2 settimane senza sintomi e 2 tamponi negativi, i primi guariti li abbiamo proprio da pochi giorni. Tra poco saremo in grado di saperlo. Quello che possiamo fare è ragionare per analogia, ben sapendo che però questo virus è nuovo e l'analogia potrebbe essere sbagliata. Tutti i virus respiratori che abbiamo lasciano un certo grado di immunità. In alcuni casi questa immunità dura tutta la vita, in altri casi dura poco, però un certo grado di immunità c'è e in generale la seconda infezione è sempre molto meno grave della prima. Speriamo che sia così anche per questo virus. Certo. Ma a Singapore dicono che adesso c'è la terza ondata di virus. Noi dobbiamo farci una ragione di una cosa. Tra questo virus e tutti gli altri virus c'è una differenza molto semplice e molto grave. Nessuno è immune a questo virus. Quindi, potenzialmente, questo virus può infettare 7 miliardi di persone nel mondo e 60 milioni di persone in Italia. Quando noi diciamo che forse il 10-15% delle persone in Italia hanno già contratto questo virus e potrebbero essere immuni, beh, lasciamo comunque aperta la possibilità all'altro 85% che potrebbe contrarla. Quindi che ci siano nuove ondate è molto probabile. Se non interviene qualcosa a disposizione, ecco, un vecchio farmaco che si dimostra utile o un vaccino. Certo. Si muove da solo il virus No, o è solo a assolutamente no. contatto? Cioè non si muove. Assolutamente, il virus non si muove, il virus sta fermo dov'è, il virus si muove solo se lo spostiamo noi. Quindi
Quindi il virus da solo non va da nessuna parte, il virus va dove lo portiamo noi. Per cui se noi stiamo attenti, se noi stiamo a casa in questi giorni e se poi quando cominciamo a uscire prendiamo le giuste precauzioni, il virus non va da nessuna parte. A proposito di giuste precauzioni, parlavamo proprio l'altra sera del fatto dell'utilizzo dei guanti che spesso è dannoso, è corretto? Allora, questo virus, raccontiamo un attimo agli amici che ci sentono come si trasmette questo virus. Questo virus si trasmette per via respiratoria e si trasmette attraverso delle microgoccioline che vengono emesse chiaramente quando c'è uno starnuto, chiaramente quando c'è un colpo di tosse, ma anche quando si parla. Quindi una persona che parla ed è infettata dal virus ed è infettiva può trasmettere la malattia a qualcun altro. Primo elemento fondamentale, ormai lo sappiamo con certezza, all'inizio era una cosa discussa, ma adesso nessuno la mette più in discussione, il virus può essere trasmesso da persone che non hanno sintomi, o perché stanno avendo una malattia molto lieve, che i sintomi sono talmente tanto banali che uno non se ne accorge, oppure perché la persona si trova nell'incubazione, dal momento dell'infezione al momento della malattia passano circa 6-7 giorni e gli ultimi di questa salute sono quei giorni nei quali la persona ha nella propria gola il virus e può trasmetterlo. Quindi anche una persona che sta benissimo può trasmettere la malattia. Ovviamente chi sta male la trasmette di più perché tossisce, perché starnutisce. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare nel futuro è prendere l'abitudine che io già ho e faccio da quando è cominciata questa brutta avventura. Io tutte le mattine mi misuro la febbre prima di uscire e di andare al lavoro. Anche quando mi capita, per esempio, di dover uscire la domenica sera perché vado ospite al programma di Fabio Fazio, io prima di uscire mi misuro sempre la febbre. Se uno ha la febbre, assolutamente non deve uscire. Quindi, certo. Detto che questo virus si trasmette con queste goccioline, come ci si difende? Beh, prima di tutto stando lontani. Queste goccioline non fanno più di 2 metri perché cadono con la gravità. Quindi chi sta lontano più di 2 metri è al sicuro. Ovviamente questo è un ragionamento che deve essere preso con il giudizio. Se 2 persone si trovano in uno spazio chiuso, oppure se molte persone si trovano in uno spazio chiuso, un abitacolo di un'auto, un ascensore, beh, quelli sono posti dove è meglio andarci da soli, perché è molto difficile mantenere queste distanze in certe situazioni. Quindi la prima cosa è la distanza. La seconda cosa è la mascherina. Ora, la mascherina, quella chirurgica, non parliamo delle altre che servono solo ai professionisti che si prendono cura dei malati, per esempio, oppure a un dentista che deve curare una carie a una persona che è malata di coronavirus e deve comunque essere curata. Però parliamo delle persone normali. Parliamo della mascherina chirurgica. Perché la chiamiamo chirurgica? Perché la porta il chirurgo. E il chirurgo perché porta la mascherina? La porta per non prendersi le malattie? No, la porta perché quando parla dicendo bisturi, pinze, forbici e via dicendo, ai suoi collaboratori, se non avesse la mascherina, potrebbe con queste goccioline contaminare il campo operatorio dove sta appunto facendo l'intervento. La stessa cosa vale per noi. Se tutti portiamo la mascherina, quelle goccioline non vengono emesse. La mascherina chirurgica è estremamente efficace nell'impedire l'emissione di quelle goccioline. Per cui la mascherina non difende chi la porta, ma difende gli altri. E se tutti la portiamo, tutti saremo difesi. Quindi, quando riprenderemo a uscire, a meno di novità bellissime come un vaccino che spazza via questo virus, un farmaco che lo rende inoffensivo, però a meno di novità che speriamo tutti arrivino, dovremo portare tutti la mascherina quando saremo in situazioni dove si può essere in più persone. Quindi prenderemo la metropolitana portando la mascherina, entreremo in un negozio portando la mascherina. Portare la mascherina dovrà diventare un'abitudine come portare la camicia oppure portare gli occhiali. Ecco, io in questo momento ho le lenti a contatto, però senza lenti a contatto occhiali non ci vedo, per cui è da sempre che li porto. Ecco, la mascherina dovrà diventare, chiamiamolo così, un gesto di civiltà nei confronti degli altri. Per cui è un'abitudine che dovremo prendere. Sono certo poi che quelli del tuo ambiente riusciranno a farne versioni estremamente alla moda, quindi diventerà
un gadget, e sono sicuro che le mascherine più belle del mondo le faremo noi qui in Italia e tutti le compreranno. Ma questo è già, beh, in Giappone era già così da un sacco, sì, di anni, no? Sì. E poi adesso è curiosa questa cosa che tutti gli stilisti, in maniera anche molto propositiva e positiva, si sono messi a fare Kika, Armani, Camici, Gucci, le mascherine. Stamattina Bulgari, diciamo, i disinfettanti, ho letto, quindi saremo brandizzati nella tragedia. Meglio così, meglio così. Io ho visto, sì, è una cosa positiva, perché tanto, insomma, sì, anche le scarpe noi le portiamo, le scarpe sono un bisogno che portiamo, perché altrimenti ci feriremmo i piedi. Beh, insomma, dire a qualunque donna che le scarpe sono soltanto una cosa che serve a non ferirsi i piedi è limitante, perché molto spesso sono un oggetto attraverso il quale, giustamente, una persona, uomo o donna che sia, e le donne hanno più varietà, noi uomini di meno, e sono oggetti appunto attraverso i quali una persona esprime la propria personalità. E questo è una cosa molto bellissima. Io che sono stato spesso in Giappone posso dirti che per tanti giapponesi è già così con la mascherina, se gliela togli gli rovini l'immagine, il look. Sì, quindi, sì. Beh, dovremmo prendere anche noi questa abitudine. Non è forse un caso che appunto in Giappone e in altri paesi asiatici, dove questa abitudine è già presente, il contagio sia stato inferiore. Da noi chi mette la mascherina proprio è fuori da... era fuori... Certo. Però ricordiamoci, io non so, io appunto ho un'età che mi permette di ricordarmi quando si andava in motorino senza casco. Certo. Una volta il casco non lo portava nessuno, ed era da incoscienti, però era così. Ora, non è che il casco rende invulnerabili, perché comunque si calcola che il casco riesce a evitare il 40% delle morti in motocicletta, per cui non è che è il 100%, però adesso lo portano tutti, e io stesso non mi sognerei, cioè chi non porta il casco è considerato semplicemente un cretino, non è una persona libera, per cui forse la stessa cosa accadrà con le mascherine. Tante cose cambiano e questo è un cambiamento che secondo me noi vedremo. E poi, per non infettarsi, terza cosa importante, quindi la distanza, la mascherina, e terza cosa lavarsi le mani, perché queste goccioline poi cadono sulle superfici e le possono contaminare. Oppure immaginiamo una persona che tossisce in una mano e poi con quella mano tocca i pulsanti di un ascensore oppure la maniglia di una porta. Questo virus non è molto resistente, però resiste il tempo sufficiente per poter contaminare la mano di un altro, e poi le mani uno se le porta alla bocca, agli occhi, e può contagiarsi. Quindi una cosa molto molto importante è lavarsi le mani, quando è possibile, con acqua e sapone. Il virus proprio appunto viene distrutto dal sapone, non è particolarmente resistente, e quando invece non c'è il sapone basta usare uno di quei gel disinfettanti che io peraltro nel mio sito Medical Facts ho anche messo la ricetta per farselo in casa, è molto semplice se non si trova. Scusami Robby, chiedono l'eparina e il cortisone come nuova strategia, può funzionare? No, tutto può funzionare, però ancora non ci sono prove che funzioni. Noi siamo nella fase in cui abbiamo una malattia completamente nuova e di questa malattia stiamo cominciando a conoscere le caratteristiche ora, e stiamo cominciando ad accorgerci sia nei laboratori sia nelle corsie e nei reparti di terapia intensiva che alcuni farmaci esistenti potrebbero essere utili. Se questo avvenisse sarebbe un fantastico colpo di fortuna, perché sarebbero farmaci già disponibili, già approvati, di cui è conosciuta la sicurezza, l'utilizzo, la maniera di utilizzo. Quindi sarebbe un grande colpo di fortuna. Ecco, alcuni di questi farmaci sono molto promettenti. In laboratorio sembrano bloccare il virus con grande efficienza. Alcuni di questi sembrano avere anche una forte attività profilattica in laboratorio, ripeto. E altri sono stati usati in clinica sui pazienti con risultati apparentemente buoni. Però questo è il momento in cui bisogna fermarsi e dire: sì, ho qualche sospetto che questo farmaco possa funzionare, i miei dati di laboratorio sono molto lusinghieri, però devo capire se quello che vedo poi ha un riscontro nella clinica concreto o no, perché bisogna... Perché due settimane fa si parlava solo dell'Avigan, adesso è totalmente sparito, oggi Trump dice solo clorochine. Sì, però per esempio l'idrossiclorochina è un farmaco antichissimo, un farmaco degli anni 50, un farmaco economico che veniva usato come antimalarico, adesso viene usato per alcune malattie autoimmuni. Ecco, in laboratorio questo farmaco sembra essere molto efficace nel bloccare la replicazione di questo virus, però
Poi bisogna provarlo nei pazienti. E quello che si sta facendo, io ritengo che tra pochissimo avremo dei risultati affidabili che ci diranno se questo farmaco, anche l'Avigan, tutti i farmaci, sono utili o non utili. Il cortisone è stato già provato ed è stato dimostrato non essere utile, almeno in questi studi iniziali che sono stati fatti. Ascolta, il professor Guido Rasi, che tu conosci sicuramente, dice che anche se arriveremo al vaccino, diciamo, nell'arco di qualche mese, il problema poi sarà la produzione e la distribuzione in Italia, che non sarà così semplice. Beh, adesso io direi di porsi i problemi uno alla volta. Io all'inizio dicevo che per avere un vaccino ci sarebbero voluti almeno un anno e 8 mesi. Sì, 18 mesi mi ricordo. Sì. Però adesso io mi permetto di modificare questa previsione, perché poi le cose cambiano. Allora, e voglio cogliere l'occasione per spiegare a chi ci ascolta perché è difficile fare un vaccino. Certo. Perché, cioè, non è una cosa immediata, è una cosa interessante. Allora, immaginate che in questo momento un ricercatore nel suo laboratorio ha messo a punto un potenziale vaccino. Questo vaccino l'ha provato negli animali e gli animali sono protetti perfettamente da questo vaccino. Arriva il momento in cui però dobbiamo provare se gli uomini sono protetti. E come facciamo per vederlo? Semplificando molto, noi prendiamo 2.000 persone a rischio, facciamo un esempio. Medici, e poi vedendo se la malattia è più frequente in quelli vaccinati che in quelli non vaccinati che in quelli vaccinati. Se noi ci accorgiamo, dopo un certo periodo di tempo, che tra i non vaccinati ci sono stati 28 casi, e nei vaccinati c'è stato un caso, beh, noi diciamo questo farmaco funziona. Però qual è il problema? È che è uno studio prospettico, noi dobbiamo aspettare che queste persone si infettino e nel frattempo queste persone prendono le precauzioni per non infettarsi, giustamente, e questo prende tempo. Però da qualche settimana si parla di una prospettiva molto discutibile, ed è giusto che venga discussa, ma molto interessante. E questo virus nei giovani sembra non essere particolarmente grave. Sembra dare una sindrome che non è gravissima. Beh, quello che noi potremmo fare a questo punto è, se lo si trova eticamente accettabile, ma qui non parliamo di scienza, parliamo di etica, è prendere 100 persone giovani in perfetta salute, e 50 le vacciniamo, 50 non le vacciniamo e poi le esponiamo al virus. Cioè, gli diamo il virus, li infettiamo noi. E a questo punto i risultati li possiamo avere in un mese, non in un anno. Anzi, probabilmente ce li abbiamo in 15 giorni. E questo però è discutibile, perché queste persone, seppur volontari, si sottopongono a un rischio che non è irrilevante. Studi di questo tipo vengono fatti col virus del raffreddore, ma perché non è pericoloso. Vengono fatti anche col virus dell'influenza, ma è molto meno pericoloso. Ecco, se si accettasse questo modo di ragionare, che però, ripeto, è una considerazione etica, non è una considerazione scientifica, e allora lo sviluppo del vaccino potrebbe essere molto più veloce. Poi vedremo il produrlo, però secondo me non bisogna ragionare in questo caso con gli schemi che ci sono già. Qui siamo in uno scenario completamente diverso, perché il vaccino... Non so che fine farà il brevetto, spero che se avrà un brevetto lo vorrà mettere in comune, perché comunque insomma sarebbe qualcosa di gravissimo se non fosse disponibile immediatamente per tutti. Per cui quello che dice Rasi è vero, produrre i farmaci è problematico, però io direi che è un problema che vorrei avere, quello di poter produrre un vaccino in grande quantità, e questo perché lo vedo come un problema che con uno sforzo collettivo si potrebbe, non dico risolvere, ma si potrebbe attenuare. Però intanto dobbiamo avere il vaccino, quella è la prima cosa. Quando ce l'avremo, le carte, chiaramente, se funziona, torneremo alla vita di una volta. Ma questa diciamo prova, sperimentazione, si farà o è una tua idea? O... No, è una mia speculazione, si potrebbe fare. Io non dico neanche se è giusto farla o non farla, perché comprendo benissimo che si tratterebbe di mettere in pericolo, un pericolo controllato, un pericolo misurato, alcune persone volontarie. Chiaramente in ballo c'è la salvezza di probabilmente milioni di persone, perché avere un vaccino risparmierebbe letteralmente milioni di vite nel mondo. E quindi
è un dilemma etico che alla faccia degli antivaccinisti io ritengo sia giusto porsi. Però questo non è, ripeto, non è una questione scientifica, è una questione etica, proprio una questione squisitamente etica di un ragionamento che mai avremmo pensato di dover fare fino a pochi mesi fa. Certo. Stamattina leggevo di un altro medico che diceva che è molto più efficiente per scoprire il virus e fare le TAC che i tamponi. Ah beh, certo, in un paziente sintomatico la TAC è proprio chiarissima. Sì. Devo dire che quando si vede una di queste TAC si capisce che è qualcosa di unico che non si è mai visto. Questa malattia è totalmente diversa dalle polmoniti virali, anche che vengono causate dall'influenza, sono molto rare, ma si vedono. La TAC è molto molto efficiente nel diagnosticare questa polmonite e addirittura anche l'ecografia dei polmoni sembra essere molto efficiente, che è ancora meglio perché la TAC è un aggeggio gigantesco, l'ecografo è una cosa più piccola che si può portare al letto del paziente. Ma appunto la scienza fa progressi e anche i test diagnostici, quelli che servono a capire poi, per esempio, un asintomatico, potrebbe anche avere la TAC negativa, però un asintomatico, se è infettivo, ha il virus nella sua gola. E appunto i test per cercare il virus sono quelli che noi chiamiamo i tamponi, perché si fa un tampone con una specie di cotton fioc lungo e poi si cerca il virus in quel cotton fioc. E anche lì si stanno molto velocizzando. Un'azienda molto seria statunitense, quindi che insomma abbiamo motivo di pensare che non dica sciocchezze, anche perché essendo quotati in borsa penso non possa proprio dirle, e ha messo a punto un test che dovrebbe essere disponibile a giorni, che permette di fare la diagnosi addirittura in un quarto d'ora e non dentro un laboratorio. Questo è un apparecchietto piccolo che potrebbe essere anche utilizzato per esempio all'interno di un'ambulanza oppure nello studio di un medico, e quindi tutte queste cose sono molto importanti. Stiamo andando alla velocità della luce, perché questo virus è apparso sulla faccia della Terra più o meno, diciamo, a metà dicembre, e già il 10 gennaio era stato isolato ed era disponibile il suo codice genetico, che serve appunto per fare i test e per mettere a punto vaccini e nuovi farmaci. E se pensiamo che quando ci siamo dovuti confrontare con l'HIV, dal momento in cui è comparsa la malattia al momento in cui siamo stati in grado di fare la diagnosi, sono passati veramente tanti 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 mesi, se non addirittura anni. In questo caso stiamo andando molto veloce. Speriamo che la stessa velocità ci sia nello sviluppo di farmaci antivirali e di vaccini. Dice Enza Balducci, che ha 45 anni, si trova veramente sconvolta da questo virus e è anche disposta a offrirsi per la sperimentazione. Elsa è generosa, però io non l'accetterei, perché io, se fossi io nel comitato etico, prenderei persone con massimo 25 anni, dai 20 ai 25 anni. Ascolta, il virus è mutante? Non lo sappiamo. Il virus non sappiamo se muta, però diciamo che dei dati iniziali ci fanno pensare che questo potrebbe non essere un problema. Fermo restando che in queste cose si può essere smentiti. È uscito un video su YouTube molto divertente di uno che mi imita e a ogni domanda risponde: non lo sappiamo, non lo sappiamo. Ed è divertente, però in effetti è vero. Ancora tante cose non le sappiamo, per esempio so che tutti vorrebbero saperlo se il virus muta, ma non abbiamo alternative se non quella di guardare e vedere se succede. Per adesso sembra che non accade e si potrebbe sperare che non accadrà in futuro. Chiedono se hai letto il post del dottor Covelli, che sarebbero morti non di polmonite ma di trombi. Ah beh, certo, questo è possibile, questo lo si vede con le autopsie. E questa malattia provoca nelle sue fasi finali e più gravi una insufficienza multiorgano e non mi stupirei che ci fosse anche un problema di coagulazione. Ci sono pazienti che hanno riportato appunto embolie importanti polmonari e anche altri problemi di questo tipo, però alla fine questo poco cambia, dobbiamo comunque avere farmaci che combattono il virus e che combattono questa gravissima infiammazione che causa il virus, che poi è la base di tutte queste problematiche che poi possono portare alla morte il paziente. Ascolta, chiedono i filtri dell'aria condizionata e anche il fumo per strada può trasportare il virus? No, però il fumo fa male, quindi non fumate. E si è visto con chiarezza
che chi fuma ha una prognosi molto peggiore. Quindi questa è un'ottima occasione per smettere di fumare. Invece i filtri dell'aria condizionata, che tutti stiamo per accenderla? Beh, questo virus non dura molto tempo sulle superfici. Poi sembra non essere trasmesso, almeno per quello che vediamo fino ad ora, attraverso l'aria condizionata. Teniamo però presente che questo virus è un virus che sta nell'aria, quindi è bene aerare le stanze. Quando si tiene l'aria condizionata accesa, si tiene tutto chiuso, perché l'aria condizionata fa ricircolare l'aria che c'è dentro la stanza. Ecco, ricordiamoci che se ci sarà ancora il virus tra i piedi, ogni tanto bisogna aprire le finestre e fare circolare l'aria. Chiede una neomamma se bisogna pensare a una mascherina anche per i neonati, quando si uscirà. Bisognerà... Beh, io devo dire che tenere le persone a distanza dai neonati è sempre una buona idea, perché al di là del coronavirus ci sono tanti altri virus molto pericolosi che possono essere trasmessi, virus e non virus. Pensiamo alla pertosse, cioè la pertosse che una persona adulta può avere in maniera quasi asintomatica, può essere trasmessa a un bambino, magari che non è stato ancora vaccinato, e può provocare conseguenze gravissime. Quindi, più che la mascherina, io ritengo che i bambini molto piccoli, meno persone hanno ravvicinate, meglio è. Certo. E tornando alla febbre, quando dicevi bisogna misurarsela, se uno ha 37 e mezzo deve stare a casa già. Io direi di sì. In questo momento è meglio esagerare in precauzione che al contrario. Quando uno ha sopra 37,2-37,3 è meglio che si mette calmo. Magari, ovvio, la temperatura può innalzarsi perché uno è stato al sole, può innalzarsi perché uno magari ha mangiato da poco, ha bevuto delle bevande calde immediatamente prima, può innalzarsi quando uno ha fatto del moto. Può innalzarsi, può essere alterata quando uno si sveglia, perché durante il sonno sotto le coperte la termoregolazione non funziona benissimo. Però il mio consiglio è che se avete 37,5, mettetevi calmi in una poltrona, leggetevi un giornale e aspettate. Se dopo una mezz'oretta avete ancora 37,4, 37,5, il mio consiglio è quello di rimanere a casa per prudenza. Certo. Allora, aspetta, vediamo un attimino. Le persone sieropositive possono fare il vaccino e sarà efficace? Se ci sarà, non si può sapere. Ancora non sappiamo neanche se le persone sieropositive sono protette. Non abbiamo ancora il vaccino e non sappiamo quanto sarà efficace. Quindi è una domanda veramente molto prematura, purtroppo. Sì. E secondo te perché il nord è più colpito del resto d'Italia? Allora, sicuramente il nord è più colpito perché il virus è arrivato per prima al nord e purtroppo è riuscito a circolare senza essere subito intercettato. Questo purtroppo oramai è una cosa di cui siamo certi. Il virus è arrivato qui ben prima di quel 20 di febbraio. E ricordiamoci anche che le settimane che sono andate da quel 20, 21, 22 febbraio, quando hanno chiuso le scuole, fino all'8 di marzo, sono state settimane, secondo me, di follia collettiva. Vero. Ne Polle parlavamo. agli impianti di risalita, aperitivi. L'Italia non si ferma, in realtà poi non si è fermato il virus, gente in vacanza, musei scontati, aperitivi appunto antivirus, partite di calcio con decine di migliaia di persone. E chiaramente tutto questo poi l'abbiamo pagato con la gravità dell'epidemia. C'è però un'altra considerazione da fare, una considerazione però che è proprio, cioè, una considerazione vaga. C'è una cosa che mi ha colpito personalmente. Il governo ha fatto un errore gravissimo che io ho criticato, quello di fare filtrare il contenuto del decreto che blindava la Lombardia con diverse ore d'anticipo. Questo ha fatto sì che molto, immagina, mi aspettavo tremando un'ondata di casi al sud dopo una quindicina di giorni da quel momento. Questa ondata non c'è stata. Perché? Beh, uno dei motivi può essere che il clima più mite che c'è nel sud Italia ha ostacolato la trasmissione. C'è una cosa da dire. Tutti i virus respiratori, compresi dei coronavirus che sono cugini stretti di questo, ma che causano solo dei raffreddori, ebbene, tutti i virus respiratori si trasmettono di meno con l'arrivo del bel tempo. Per cui una cosa che potrebbe accadere, potrebbe anche non accadere, però potrebbe accadere, e secondo me ci sono alcuni segni
ve ne ho detto uno, che la rendono non del tutto improbabile, anche il fatto che in altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti, il contagio non sia distribuito equamente, cioè in certe zone è di più, in certe zone è di meno, e la differenza potrebbe essere il clima. Ecco, una speranza, a questo punto, mettiamola come una speranza non irragionevole. Nulla ci fa pensare che sarà così, però non è una speranza irragionevole. E pensare che il virus, con l'arrivo del caldo, delle belle giornate, possa trasmettersi molto di meno. E questo ci darebbe una pausa fondamentale per cercare nuovi farmaci, per cercare il vaccino, per mettere in piedi un sistema di sorveglianza, perché ricordiamoci che poi, se dovesse attenuarsi per il caldo, ritornerebbe certamente con il freddo. Invece, scusa, mi chiedono il fatto che la riapertura delle aziende sia affidata a un comitato scientifico, non credi che inciderà troppo sulla parte economica italiana? Cioè Beh, che il io comitato scientifico non si prenderà mai in realtà la briga di dire andate a lavorare finché non è sicuro da un punto Certo. di vista medico. Ah, c'è un attimo andata via la voce, immagino tu mi abbia chiesto appunto perché un comitato scientifico non si prenderà mai la briga. Beh, io personalmente, allora, ci sono delle decisioni che sono scientifiche e ci sono delle decisioni che sono politiche. Allora, io posso dire a un politico come si fa per capire se una persona è infettiva. Posso spiegargli quali sono le conseguenze dell'infezione, però insomma, perché si vota a 18 anni e non si vota a 17 anni, 11 mesi e 30 giorni? Perché? Perché la politica ha deciso che a 18 anni si può votare, si è maggiorenni, si è responsabili e tutto il resto. Non è che questo però lo dice la scienza. La scienza può dirti qual è lo sviluppo di una persona, però non è che può darti un limite. Ci sono delle decisioni che sono squisitamente politiche. Quello che possono fare, che devono fare gli scienziati, secondo me, è quello di aiutare chi vuole riaprire. Cioè, se la politica decide che si deve riaprire, quello che è il mio lavoro è dire al politico: bene, tu hai deciso di riaprire, però sappi che per riaprire in sicurezza devi, primo, dare 2 mascherine al giorno ad ogni dipendente, due, devi mettere in piedi un sistema di isolamento e di tracciamento dei contatti, tre, è meglio che valuti sierologicamente come stanno per vedere e seguire chi si infetta e chi non si infetta, quattro, nella mensa non puoi far più sedere 4 persone in uno stesso tavolo, bisogna fare diversamente. Insomma, è quello che peraltro poi io ho avuto la fortuna di poter fare con la Ferrari, che è proprio, abbiamo lavorato molto a lungo per capire, nel caso si possa ricominciare, qual è il modo migliore per farlo, mettendo in piena sicurezza gli operai, mettendo in piena sicurezza anche le famiglie. Ricordando che tuttavia nelle attività della vita un rischio zero non c'è mai, cioè anche chi va a lavorare in una fabbrica un minimo di rischio di farsi male non dovrebbe averlo, però ce l'ha, perché per Certo. quanto si implementino tutte le protezioni, qualche tragedia tragico succede, non dovrebbe succedere, ma succede. Quindi io penso che la decisione di quando riaprire debba essere presa dalla politica, che non può fare un passo indietro. Assolutamente. Sì, deve essere così. Che io gli posso dire quali sono le conseguenze se facciamo liberi tutti, però gli posso dire anche quali sono le cose che si devono fare per far funzionare una qualunque struttura. Cioè, se tu mi chiedessi: Roberto, come posso ricominciare a lavorare come fotografo? Cosa devo fare per farlo? Beh, io chiaramente ti direi che, siccome non puoi far mettere la mascherina ai tuoi modelli, io ti direi che se vai più vicino di 1 metro, di evitare di fare magari gli scatti ravvicinati, e se proprio li devi fare, ti direi quale protezione devi indossare. Però non posso decidere io quando Stefano Guindani deve riprendere la sua attività, che è importante per lui stesso, per i suoi collaboratori e per tutta la società. Questa è una decisione politica e non se ne può scaricare, non si può scaricare sugli scienziati. Questa è una decisione politica. Cioè, faccio un esempio: l'aborto è legale o non è legale? Questa è una decisione politica. Non è che si può chiedere allo scienziato se l'aborto è legale, la devi prendere la decisione politicamente. Non è che si può rimandare agli scienziati. Certo. Eccoci qua. Ecco, le ultime due domande, poi ti lasciamo scattare. Cioè, mi chiedono innanzitutto perché sia obbligatoria la mascherina in macchina se sei da solo.
No, non so se è obbligatoria. Comunque, se si sta da soli in auto, Non c'è problema. no, non c'è problema. L'unico problema potrebbe essere se quell'auto la usa qualcuno dopo. Perché se io guido la macchina, vengo da te, poi ti do la mia automobile. Se io non ho tenuto la mascherina, potrei avere, magari parlando a viva voce, contaminato il volante e tu potresti infettarti. Però io direi che in questo momento, passando la macchina dall'una all'altra, dare una disinfettata al volante, cambio, maniglia, non è una cattiva idea. Gli animali, è vero che i cani, i gatti non prendono il virus, non lo trasmettono, anzi addirittura potrebbero aiutarci? Allora, quello che noi abbiamo visto è che alcuni animali sembrano potersi contagiare con il virus. Sembrano potersi contagiare, però per ora abbiamo visto che siamo noi a contagiare loro e non loro a contagiare noi. Questo non vuol dire che non possa accadere, semplicemente non l'abbiamo visto. E quindi, se qualcuno ha questa malattia, è meglio che tenga lontano il cane e il gatto perché potrebbe infettarlo e farlo ammalare. Che estate sarà, Roby? Andremo in spiaggia o staremo tutti a casa Io chiusi? sono un ottimista, io sono un ottimista, quindi io spero proprio che ci rivedremo in spiaggia, magari con qualche cautela in più. Devo dire, io sono un grande appassionato di musica, in particolare di opera. Te non sono sicuro che, per esempio, l'estate per me è fatta della musica del Rossini Opera Festival. Io spero che si possa fare, ma non sono sicuro che si possa fare. Quindi temo che ad alcune cose come i concerti, le partite, diciamo quello che raduna tanta gente tutta insieme, soprattutto al chiuso, per un po' dovremmo evitarlo. Però magari finora abbiamo avuto solo sorprese negative. Nei prossimi mesi potremmo avere anche una sorpresa positiva, perché basterebbe uno di questi farmaci, un tavolo, e cambierebbero immediatamente. Per cui adesso teniamo duro ancora per il tempo in cui dobbiamo farlo, perché è importante, e per metterci in condizione di progettare e di immaginare una nuova vita senza più questo virus che ci costringe chiusi in casa come adesso. Grazie Roby, ti lasciamo scappare, spero di risentirti fra un paio di È un settimane piacere, con delle saluto notizie. tutti quelli che ci hanno ascoltato, è stato un piacere, speriamo noi, siccome insomma, io e te siamo amici nella vita vera. Speriamo di riabbracciarci e di vederci a cena molto presto, come avveniva. Certo. Ecco, forse questo è il punto. Cioè, quanto era bello vedersi a cena, scherzare così. Ecco, forse questa storia ci insegna quanto era bella la vita che facevamo, adesso che non possiamo più farla. Tu ti ricordi l'ultima volta che ci siamo Sì. visti, quando siamo andati? Era bella, eravamo insieme, scherzavamo, spensierati, ci abbracciavamo. Accidenti, di colpo non possiamo più farlo, e questo ci fa capire quanto erano importanti quelle cose che noi davamo per scontate e che invece la È vita ci ha vero. insegnato non lo sono. Quindi speriamo molto presto di poterci riabbracciare, di vederci, scherzare, ridere tutti insieme. Grazie mille, Roby, a presto, buona giornata, buon Grazie a lavoro. voi, arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, ciao.